Dalle trasmissioni televisive Rai e Mediaset e dal laboratorio artistico Zelig Lab, il cabaret umorista di Dario D'Alesco. Dario, eccolo, da Castro Mediano Lecce, Dario, eccolo. Gomme. E quando vinciamo possiamo anche fare festa. Yeah. 1, 2, 3. Preparazione binario 1, pendolino in transito. Cappuccetto Rosso decise di tagliare per il bosco, ma in quel preciso istante un'altra puntata di Domandiamolo, l'approfondimento culturale del mondo dello spettacolo di Taras TV. Ospite di questa nuova puntata l'attore comico, il rumorista Dario D'Alesco. Benvenuto. Grazie, sono molto contento, insomma, di essere in questo spazio dove poco fa mi avete detto, insomma, che ospitate tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Sono contentissimo e saluto tutti gli amici di Taras TV. E grazie di essere in nostra compagnia. Allora, vediamo di approfondire un pochettino quella che è la tua esperienza artistica, però in modo particolare per quanto riguarda questa categoria, la possiamo chiamare, definire categoria nel mondo dello spettacolo? Sì, diciamo che c'è una figura, quello genere, che voglio dire, del rumorista. Il genere del rumorista è, diciamo, può rientrare, se così si può dire, nell'ambito del teatrale, quindi del cabaret. Ma dipende anche dall'artista, poi si vuole dare magari un'altra influenza, non lo so, ad esempio musicale, in quel caso si trasforma in beatbox. Oggi no, sentiamo nella rete molti beatbox, cioè quell'arte di fare, diciamo, la musica con la voce, quindi con le corde vocali. Quindi, diciamo, nell'ambito musicale beatbox, nell'ambito teatrale o comunque televisivo, ecco, così è il genere rumorista, poi rientra, diciamo, nella forma del cabaret, quando chiaramente poi viene condito con battute, con, insomma, con le... Dacci una chicca, dacci subito una interpretazione, ecco. Allora, una bellissima. Spieghiamo meglio, allora, esatto. Ad esempio, allora, la parte del beatbox è quella che si fa con la voce, sono tutti ritmi musicali che si fanno, per esempio, prendiamo un ritmo molto, molto noto, no? Quello di Billie Jean di Michael Jackson, che fa così. Poi ci sono i vari scratch, vari, insomma, no? Questo qui è il beatbox. Poi
diciamo, nell'ambito del cabaret, quindi nell'ambito teatrale, ci possono essere dei monologhi o per esempio delle imitazioni proprio, no, degli ambienti sonori, come ad esempio quella della stazione ferroviaria, dove, no, sai, quando vai nella stazione ferroviaria trovi sempre quello che ti fa l'annuncio, no? Questo lo dobbiamo ascoltare, proprio questo annuncio ce lo devi fare. Proprio l'annuncio, ecco, l'annunciatrice delle stazioni ferroviarie italiane. Intercity 12.521 per Torino Porta Nuova, Torino Porta Rosarella, ferma a Brindisi, Ostuni, Fasano, Monopoli, Barletta, Cerignola, Foggia, San Severo, Casa della Cumpare Assottina. Insomma, ti fa quegli annunci lunghissimi, e poi parte il treno, no? Il classico treno Intercity che parte dalla stazione, non so se si riesce a sentire, proviamo. E devo dire che il nostro Dario è veramente molto molto bravo, e allora cerchiamo di conoscerti un po' meglio. Ma in che anno inizia questa tua esperienza? Allora, l'anno vero e proprio si può dire dal 1978, l'anno in cui sono nato io, perché già facevo i rumori nella pancia di mia mamma. E quando io sono nato c'era una serata tranquilla di agosto, cielo sereno, silenzio, a un certo punto si è sentito un tuoni, fulmini, lampi. Poi mia madre che aveva doveva andare in ospedale, quindi con l'ambulanza. Però in realtà erano le doglie proprio del parto, era proprio lei che faceva, non era proprio la sirena. Insomma, sono nato così. Poi però ovviamente di strada ne ha fatta, evidentemente sei approdato anche a programmi televisivi importanti. Sì, puoi raccontare, sì, magari quale più possiamo citare? Possiamo citare ad esempio i Raccomandati su Rai 1, presentato da Carlo Conti, quando, diciamo, nelle prime edizioni c'erano vari raccomandati tra virgolette, chiaramente erano persone, insomma, comuni, quindi diciamo artisti alle prime armi, che venivano, insomma, accompagnati da artisti, insomma. E c'eri anche tu, sì, c'ero. Io ho partecipato alla prima edizione come, diciamo, come rumorista, e l'anno successivo poi fui abbinato a Giorgio Albertazzi, quindi diciamo il maestro proprio, no, del teatro italiano, e quindi questa, diciamo, è una che si può citare, insomma, una partecipazione. Poi c'è stata anche qualche partecipazione in Mediaset, quindi su Canale 5 con Teo Mammucari, il programma si chiamava Cultura Moderna, era un quiz, un talent con un quiz, dove appunto gli artisti dovevano poi esibirsi sempre come rumorista. Cosa ti aspetti, Dario, dal futuro, dal punto di vista della carriera artistica? Sempre magari sicuramente, questa linea? Sicuramente sì, perché comunque la linea, insomma, c'è stato un periodo in cui magari volevo fare qualcos'altro, magari influenzato un pochino, no, dal cabaret del periodo. Partecipato a qualche laboratorio artistico a Zelig e magari, ecco, influenzato un pochino da quel genere di cabaret, però sto ritornando un pochino alle origini, quindi ritorno, certo, proprio, ecco, e rimango Puglia, sulla linea. Com'è la situazione in Puglia? In Puglia, diciamo, la situazione è al momento del cabaret, io, diciamo, sinceramente seguo poco l'ambito del cabaret in Puglia. Io comunque lavoro soprattutto nella zona del Salento, quindi io vengo da Lecce, quindi nella provincia di Lecce, quindi soprattutto, ecco, l'estate magari, no, ci sono le serate, le sagre, chiaramente, e quindi si lavora un pochino di più e c'è più movimento, no, l'estate, l'inverno, chiaramente. Per scelta mia io i locali diciamo pubblici non li sto facendo, e mi sono dedicato appunto alla presentazione anche di serate. E allora concludiamo con un rumore, però uno dei più belli. Fai tu. Beh, uno dei più belli è sicuramente il mio cavallo di battaglia, no? Volevate sentire il mio cavallo di battaglia, ve lo faccio sentire subito. Il cavallo di battaglia. E concludiamo questa puntata di Domandiamolo con Dario Preti. È stato un piacere, grazie per essere stato. Piacere mio, grazie. Grazie mille. Alla prossima puntata. Questo programma è offerto da